Ausonia rivoluzionato sia in panca che in campo nella edition Gioia 2, il ritorno potremmo definirlo così, a un Ausonia voglioso di riprendersi i punti che potrebbero riportarla nelle parti alte della classifica, lasciate dopo la caduta libera delle ultime settimane. Va di Vito, può macinare metri, si sovrappone Gioia, il pallone però è verso Emma, lo stop di Emma, c'è la sovrapposizione di Baglione, Emma si prende il tiro, la parata da parte del portiere. Allora messo in mezzo di Pietro verso Baglione, si gira a cercare Emma, è libero, potrebbe calciare, esce il portiere, il pallone fuori, lancio in avanti a cercare Emma che ha tagliato tutto il campo da questa parte, non c'è fuori gioco, Emma guarda in mezzo, il pallone verso di Pietro, lo stop, non calcia Ciampini, passaggio a cercare Rocchi, Rocchi punta Quirino, arriva anche Pirolozzi, c'è la parata, pallone teso in mezzo di testa e qui soffre. Pallone in mezzo di Vito, la gira dentro su questa azione di corner, cambia il risultato, di Vito la mette dentro, 1-0. Riesce a rientrare, il lancio in avanti, cercare Baglione tra le linee, passaggio per Di Palma, Di Palma macchinoso ma riesce a servire per Gioia, Gioia in aria, il cross in mezzo, non c'è nessuno. Questo secondo tempo si riparte ad 1-0, intanto Emma già è avanti con il pallone, il cross in mezzo, un pallone pericoloso e c'è il gol, gol di Baglione, Baglione la mette dentro, 2-0. Parte Rocchi, il tiro, Scognamiglio, miracolo! Non c'è nulla secondo il direttore di gara, pallone per Emma, arriva il portiere, Barlone lo costringe a prendere vie laterali, poi cross in mezzo di Vitali, comodo per lui. Il tiro, rientrare, che gol, Jeremy Emma! Questa è la sua firma, questo è il suo biglietto da vista, e che biglietto, signori miei! Pirolozzi, Poliziani che ha preso posto, tanto pallone che taglia, pallone è pronto a calciare Narciso, va Narciso, il tiro a rientrare, Scognamiglio in due tempi, non c'è nessuno, in realtà Mariniello e probabilmente Prado, intanto un pallone avanti, Gemma, esce pallone, Cassini anticipa la diretta avversaria, il pallone che resta libero, sfera in mezzo e qui praticamente c'è una serie di errori nella partenza, il numero 2, infatti è così, calcio menzione, si abbassa tardi il pallone, Badu non tanto gestibile, infatti Cassini blocca il pallone, scivola, poi Di Palma di testa, palo dentro, pallone in mezzo, il Casal Barriera trova il gol, gol del Casal Barriera, alza un po' il baricentro,
Pallone in mezzo, il Casal Barriera trova il gol. Gol del Casal Barriera. Il marcatore. Dice che Lausonia porta a casa 3 punti. Vince la gara con il gol convincente di Dinito Baglione e Jenny Emma. Domenica si aspetta Latina, che se ha vinto oggi comunque prima in classifica, ma al di là di chi andremo ad affrontare, era importante oggi, ne avevamo parlato anche con te in settimana, ne avevamo bisogno di questi 3 punti, al di là della classifica che è sempre importante, proprio per cercare di iniziare di nuovo a lavorare con le tranquillità e serenità come abbiamo sempre fatto, e si sa che i risultati poi aiutano a lavorare in questo modo. Ci prepariamo come abbiamo sempre fatto anche per andare a Latina, consapevoli che comunque possiamo andare a fare la nostra partita. Assolutamente, se siete più bravi di noi, non lo vedo. Siamo noi che abbiamo fatto una pessima partita, approcciato malissimo il secondo tempo, dove dovevamo fare molto di più. E niente, abbiamo regalato 2 gol, regalati, però loro sono stati più bravi, perché comunque sono stati più bravi.